siamo a San Chirico Nuovo, provincia di Potenza, paesino vicino a Fonti, poi c'è Tricarico, Irsina qui, poi c'è la Via delle Puglie. Siamo qui alla ricerca del santuario di San Chirico Nuovo, però prima di iniziare la nostra indagine su questo santuario, intanto abbiamo notato che il paese è deserto, sarà perché chi lavora è a Potenza, sarà perché gli studenti, naturalmente la maggior parte, certamente sono in diversi istituti scolastici. Però abbiamo preso un caffè al bar centrale e abbiamo incontrato una signora molto loquace, ci ha fatto un ottimo caffè, devo essere sincero, e ci ha descritto un pochino San Chirico, oggi le attività è tutta una serie di cose. Eccola qua la signora. Allora, la signora dice che a breve l'attività purtroppo è destinata a chiudere, è vero signora? Sì, dobbiamo chiudere. Come mai dovete chiudere? Quale? La fama. Si può alzare cortesemente, signora, ce la fa? Ma che soldi così? Niente, stiamo facendo parlare la gente sui problemi dell'euro. Siamo venuti a San Chirico per cercare il vecchio santuario, perché qui c'è un vecchio santuario a San Chirico, che non è quello di Fonti. E di solito noi facciamo parlare le persone sui vari problemi, su come si vive nel paese. Che si muore di fame. Le colpe? Le colpe è di chi comanda. E come mai? Perché c'è poco lavoro? Non c'è niente, né poco, no, non c'è proprio niente. Quindi i giovani oggi diciamo che non hanno un grosso... Non c'è un futuro e i vecchi muoiono. Lei mi diceva prima, mentre prendevamo il caffè, ottimo tra le altre cose, complimenti, il caffè era davvero, davvero buono, che pure in estate non c'è un grosso movimento. E... Non c'è proprio niente. Quindi non ci sono alternative, il paese... I giovani se ne vanno tutti fuori. Non c'è nessuno, perché non c'è niente. E quindi questi sono i problemi dei nostri... Grossi problemi, non per noi, ma per i giovani. Lei come risolve, cioè se lei dovesse dare un consiglio su come risolvere il problema dei giovani che sono senza lavoro, quale darebbe? Perché non c'è niente, che già mi dà? Ma negli anni passati non era così, come mai? Ma fino a 4-5 anni indietro si poteva ragionare, ma mo no. Le tasse dell'euro? Quella è stata proprio la rovina. Perché comunque in ogni caso voi o guadagnate o non guadagnate dovete pagare delle tasse. Certamente. Si rimette e non si guadagna niente. E questa è la realtà dei paesi. È la verità. Perché io dandole pure a mio figlio qua, e che ne fa? Ma baciamo la serranda e ce ne andiamo. Quantomeno poi evitate di pagare le tasse. Certamente, mica posso pagare i tasse senza che sto aperta. Più o meno, io so che nei paesi magari la sera alcuni gli uomini vengono a passare il tempo. Non viene nessuno, non viene più nessuno, perché non ce la fanno. Quindi per una questione economica? Certamente, ognuno pensa a mangiare per la famiglia, ma non per bere. Ho capito, quindi si è persa anche quella buona abitudine, perché prima gli anziani, i pensionati, ma anche chi rientrava dal lavoro, spesso passava dal bar e si accomodava al tavolo, faceva la birra, magari la famosa passatella che in Basilicata... Sì. Venite dalla mattina fino alla sera, vedete che guadagno c'è. E quindi la signora mette in... Dico la verità, perché siamo disperata, non per noi, ma per i miei figli. Signora, posso chiedervi una cosa? Quanti anni avete? Io? Sono del 40. Ah, quindi un bel po' di anni, complimenti. 77. Portati molto bene, con grinta soprattutto. Che buono. Vostro marito? Mio marito ha 83 anni. Quindi vi fate compagnia in modo molto alle... Signore ci mantiene, stiamo in compagnia.
Va bene, signora. Voi conoscete il vecchio santuario di San Chirico? Dovete scendere giù, verso il corso. Quindi scendete sempre diritto, andate verso la villa, e poi sempre diritto e trovate il santuario. Bene, signora, noi vi ringraziamo, buona giornata, grazie per il caffè, era ottimo e speriamo che le cose possano andare meglio. Non per noi, però c'è la disperazione dei figli. Quello che ci dispiace è dei figli. È il discorso che abbiamo fatto anche a Campomaggiore. Ma il discorso è che... La verità, non è che sì, sì. È la verità che noi ci sappiamo adattare, magari per mangiare, per... sappiamo come si consuma la legge. C'è il sacrificio. Ma uno giovane che ha un figlio piccolino, che può fare? Dimmi. Può fare l'economia come me? No, signor, io conosco un vecchio proverbio che poi è sempre attuale. Senza soldi non si cantano messe. E di conseguenza c'è la grossa difficoltà. Va bene, signor, noi vi auguriamo buona giornata. Ce la dobbiamo pigliare con chi ci governa, forse, per chi non ci dà le opportunità. Forse il comune... E a noi non ne pensa nessuno. E questa forse è una grande novità. Va bene, signora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per il caffè, grazie mille, buona giornata. E allora, caro Saverio, come vedi, siamo venuti per il santuario e abbiamo trovato una realtà che credo sia comune poi a tanti piccoli paesi della Basilicata, che si lamentano perché non c'è niente, perché non ci sono attività, perché non c'è futuro per i giovani, perché nessuno investe affinché il paese possa un attimino migliorare. La nota positiva di questa uscita è che la signora ci ha indicato più o meno dove è questo santuario, quindi questo santuario è conosciuto almeno dalle persone più anziane, è che con la sistemazione di questo santuario magari potrebbe anche svilupparsi un po' di turismo e fare in modo che questo bar, con l'afflusso di turisti, quindi clienti magari che vengono da fuori per ammirare i resti di questo santuario, possa evitare la chiusura. Io mi auguro che sia così. Allora noi ci fermiamo un attimo e riprendiamo subito dopo. Allora, signor, noi siamo alla ricerca del santuario di San Chirico Nuovo. C'è un vecchio santuario in questo paese? Sì, c'è la Madonna che è qua. No, io mi riferivo... C'è San Rocco, Sant'Antonio, Santo Vito. E il santuario invece che c'è dalla parte opposta, lì scendendo dalla villa? È da vicino San Tommaso. Ha lasciato un nome, San Tommaso. Signor... San Tommaso. Cioè la strada si chiama San Tommaso. Signor, come si vive in questo paese? No, chi lavora va benarito, chi non vuole lavorare è povero, chiaro, si tornando la vita. Ma il lavoro c'è? Ma che lavoro, che non ce n'è il lavoro, perché ci sono tanti giovani che vanno faticare e non vanno faticare perché non ce n'è il lavoro. Io ho parlato prima con la signora del bar. Una cosa vi ne metto, no? Perché prima facevamo tutta l'agricoltura, la gente. Ma io grano non potevo venire, che vai al mercato, e venne a pagare il grano dell'estero. Invece teniamo il grano nostro, in dall'Italia, in da San Ghiche, tutte le zone, e venne a pagare il grano che... E chiena di formica, chiena di mergina. Sì. Come si chiama malato? Perché come si chiama malato? Che cosa che mettono in dei cose? In tanta la verdura, tanta andograna, tanta la farina. Che sei malati che avvenono? Quindi la signora... Voleva aiutare l'agricoltura. I cristiani hanno rimasto i terra vacanti,
hanno rimasto. Perché non potevano seminare? Perché l'Ucraina non aveva il prezzo che non aveva. Allora, la signora ci sta dicendo che cosa è successo con l'euro e soprattutto l'Europa, ma soprattutto con le politiche economiche europee. Praticamente il grano è prezzato a basso costo, quindi gli agricoltori non hanno interessi perché magari il lavoro che fanno poi non viene neanche ricompensato. Preferiamo importare il grano dall'estero e impoverire paesi come San Chirico, che magari hanno una vocazione proprio per l'agricoltura. E questo secondo me contribuisce allo spopolamento dei paesi. Sì, io noi tutti quanti di questi qua, perché vengono a comprare un grano all'estero e un grano dell'Italia, di tutta maniera che è buono e sanno come è. Hanno chiuso i mulini, hanno chiuso tutto qua. Prima c'erano dei mulini. Lo so. Sì. Adesso parliamo invece con una persona che ha un'attività completamente diversa, è qua a Fer, se non sbaglio, uomo o donna? È uomo o donna, tutto. Il nome? Del salone? Certo. Di Russo Giuseppino Raffaella si chiama, Aximetria. Perfetto, abbiamo così fatto anche un piccolo spot. Allora, come va l'attività soprattutto? Diciamo che campiamo, cioè resistiamo nel senso che riusciamo praticamente il reddito è sempre stabile, però facciamo salti mortali, facciamo perché si sta spopolando e tra l'altro poi San Chirico è uno dei primi paesi, so che c'ha questo primato, per sentito dire, adesso non ho verificato personalmente, come spopolamento diciamo, i primi posti come spopolamento perché i giovani purtroppo, la realtà attuale non consente di fermarsi perché non c'è iniziativa privata, non c'è terziario, non c'è niente, diciamo che non è stato investito in questi 20 anni, 25 anni, non si è investito sui giovani. Ecco. È notizia degli ultimi giorni che la provincia di Potenza e la Basilicata in modo particolare abbia il record della migrazione dei giovani proprio per la mancanza di lavoro. Parlando con la signora del bar, dove ho preso un caffè prima con Saverio Lorusso, mi diceva che lei si appresta a chiudere perché tra tasse e altri è impegno praticamente. È spopolato, si sta spopolando il paese. I giovani sono tutti fuori a studiare, quelli che sono rimasti chiaramente, rientrano solo nel periodo festivo, quindi quello è il momento poi alla fine che si riesce a racimolare qualcosa. Però durante il periodo dell'anno quasi è tutto sempre così, tranne quando d'estate, quando rientrano c'è più un po' più, però non basta a fare reddito, a fare cassetto per far fronte alle tasse poi alla fine. Scusa, diamoci del tu, come ti chiami? Michele. Allora Michele, io ero venuto alla ricerca del santuario di San Chirico Nuovo. Non lo so se tu sei a conoscenza di questo vecchio santuario dedicato a Demetra. Vedete, avete delle magnificenze nascoste. Ecco, così vediamo se no. Sì, la località, volevo vedere la località dove è. Dovrebbe essere praticamente giù a valle, uscendo dal paese. La mezzana, là c'era un santuario, no? No, neanche. La signora è più informata di me perché chiaramente c'ha anni in più, però. La signora del bar mi ha detto che è da quella parte giù. Io sono venuto qui alla ricerca di questo santuario, che conosco la storia, ma non conosco il sito. Chiedo scusa signor. Lunedì scorso sul Roma, Cronache Lucane, sì. Un giornale per cui scrivo tra l'altro, io ho parlato proprio di questo, perché facciamo questo noi di Radio Potenza Centrale, la radio che si vede, far parlare la gente, mettere fuori i problemi e soprattutto sì, cercare di rivalutare quello che c'è che sì. Potrebbe portare turismo e occupazione. Non so dove sia, bisogna vedere il sito bene perché conosciamo la zona noi qui, però adesso mi è nuova questa cosa qui, mi è proprio nuova. Ecco, come voleva si dimostrare, tanti, ma non è colpa di nessuno, è colpa magari, non lo so, degli enti che dovrebbero promuovere certe cose, forse anche tanti che vivono nel paese non sono a conoscenza dei beni culturali che ci sono e che potrebbero incrementare. Che potrebbero incrementare tutte le attività nel paese. Sono delle tombe. So che ci sono stati degli scavi in passato,
molti scavi però su qui, verso la parte alta del paese, hanno trovato delle monete anche, credo può darsi che sia quello, perché adesso il sito non riesco a leggere bene qui perché... Allora, io sono venuto così per curiosare la scoperta, perché poi faremo una trasmissione interamente dedicata a questo sito, quindi questa è un'anteprima di quello che faremo tra qualche settimana. Parlando con la signora del bar, la signora ha detto che è dopo la villa, quindi credo devo scendere. Sì, dopo la villa. Sta qua è la Maronna Nei, la vi, che è andava a chiesa San Rocco. E andava a chiesa San Rocco. O questo è San Rocco. Allora, questa non è la Madonna, questa è la dea Artemide. Artemide, quindi significa che questo paese è antichissimo, è un misto di greci e di albanesi, è stato casale di Tolve per tantissimi anni, poi è passato i greciotti, sì, no, non lo dite a me perché conosco bene. Quindi dice, dopo la villa, dice la signora. Dopo la villa. Va bene, noi continuiamo a fare un po' di strada, vediamo se incontriamo altre persone. Chi è più informato, perché è strano che io non sono informato su questo, mi sfugge questa cosa qua, molto strana. No, questo è uno scavo antivecchio. Questa è un'altra cosa, non ancora prima. No, chiediamo a questo signore se magari... Ah. Noi vediamo, può venire? Beh, visto che... È stato molto interessante. No, non vada via che... Buongiorno, allora, lei è di San Chirico? Ma vive a San Chirico? Oh, io per questo l'ho chiamata. Perché c'è uno che vive fuori, in Germania, vedete un po' come sono arrivato lontano, viene a San Chirico, come trova il suo paese oggi? Beh, è lo stesso come lo era prima. Lo stesso in peggio o in meglio? Beh, non è che è tanto peggio, però non è che è migliorata, cioè, questi sono gli ambienti di questi paesi, quindi non c'è da sperare, perché non c'è risorse, non c'è niente, la gente vive... di lavoro, di campagna, chi c'ha un piccolo negozio, si arrangia, cioè non è che... Lei è andato via da San Chirico quanti anni fa? Sono 54 anni. Se dovesse ritornare indietro farebbe la stessa cosa o no? Sì, lo farei di nuovo. Quindi senza non pensarci un minuto. Perché qui praticamente opportunità... No, perché allora non si capiva l'opportunità, allora si andava via... perché andavano molte persone via e c'era la voglia, il pensiero di andare pure fuori come gli altri, perché venivano gli altri, si vedeva un po' di differenze. E siamo andati là, ci abbiamo trovato bene e quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto. Beh, se andavano via, arrivederci, grazie mille, se andavano via vuol dire che non c'era lavoro. Siccome il signore è stato fuori da 50 anni e più, vuol dire che... Vuol dire che già 50 anni fa c'era questo grandissimo problema, quindi il male atavico della nostra regione purtroppo continua ad essere così. Tutti i paesi sono spopolati. Allora, io che cosa le devo dire? Andremo alla ricerca di questo... Forse al comune vi saranno, lo spero, vi saranno dare più delucidazioni. Ah, io ho visto due vigili là fuori. I vigili forse no, però qualcun altro credo che... Chiederemo anche a loro per vedere... Arte antica di sicuramente. Va bene, vuoi ripetere quella che è la tua attività? La mia attività è un salone per parrucchieri bisex, diciamo. Bisex e niente. Dai, taglio poi, Senza fare pubblicità, chiaramente. Va bene, io ti ringrazio Michele, buona giornata. Okay, abbiamo fatto una bella chiacchiera, continuiamo, vediamo se riusciamo ad incrociare qualche altra persona o altrimenti ci fermiamo un attimino e riprendiamo subito dopo. Ok, allora siamo sempre in giro nel paese San Chirico Nuovo. Abbiamo parlato con il coiffeur, poi abbiamo parlato con la signora del bar. Abbiamo parlato anche con una persona che da 55 anni o 50, ma non ricordo bene, è fuori da San Chirico. Siamo entrati in questa attività commerciale, qui si vendono fiori. Signor, come vanno gli affari? Insomma, non tanto bene, il paese è troppo piccolo e non è che si guadagna tanto. Quindi anche qui è il solito problema, cioè lo spopolamento del paese poi porta anche purtroppo alla riduzione di
incassi e quindi dell'attività commerciale. Sì, certo. È tutto spopolato, cioè non c'è in giro nessuno? Nessuno, no, nessuno. Il paese è proprio spopolato. Sul santuario che le dicevo prima, lei ha conoscenza, conosce questo santuario? No, no. Ecco, siamo alle solite, nel senso che ci sono dei beni che nessuno promuove, che potrebbero comunque fare tanto per aiutare la microeconomia di questo paese. L'altra signora, quella più anziana, prima parlava del grano, parlava degli incassi magri che si riescono a fare con la coltivazione del grano, tanto che tra tasse e spese nessuno più lo coltiva e si preferisce importare grano dall'estero invece di usare quello nostro, che magari è anche molto molto migliore ed è sicuro almeno per quanto riguarda la genuinità. Quindi questo è l'unico negozio del genere che c'è in paese? Sì, sì, sono l'unica. Ma in estate si ravviva un po' sto paese o... Durante Ferragosto, da San Rocco, quando c'è la festa patronale. Io sono venuto qualche anno fa, durante il periodo festivo, c'era un bel po' di... Sì, da 10 anni a questa parte, molto, si è spopolato abbastanza, da 10 anni a questa parte, sì. Ma io prima ho fatto una battuta con la signora del bar, perché la signora del bar si lamentava, dice che qui purtroppo i figli sono disoccupati, il lavoro non ce n'è, ci siamo noi che siamo vecchi e quindi li aiutiamo. Spero prima o poi noi dobbiamo andare via, quindi sì ragazzi come faranno, però se la rideva perché lei diceva il cimitero quest'anno è stato boom, quindi c'è stato purtroppo, ne sono morti tanti, io ho detto magari il fioraio ci avrà fatto. Sì, si lavora durante quel periodo, però poi giustamente la gente muore e chi viene a comprare più? Vabbè, io questo l'ho fatto perché era una provocazione, nel senso che cerchiamo di ironizzare, di scherzare un pochino su quella che è la triste realtà dei paesi lucani. Abbiamo Campomaggiore, abbiamo Albano, abbiamo Calciano, cioè tutti i paesi della Basilicata, purtroppo per me che sono un lucano convinto, stanno morendo, si stanno spopolando. Ripeto ancora, come ho già detto prima, poc'anzi, che la Basilicata quest'anno, se non sbaglio, ha visto 12.000 giovani lasciare la nostra terra. Bene, è il momento di salutare la signora, augurare buona giornata e soprattutto buoni affari. Grazie mille per la vostra cortesia. Allora, abbiamo incontrato giovani. Quanti anni hai? 27. Sei di San Chirico? Sì, sì. Bene, senti, conosci questo santuario? No. Santuario antichissimo, eh? No. Di prima di Cristo? Non lo conosco. Vediamo se invece lo conosci tu. Scusa, fammi vedere. Prego, prego. Queste scave archeologiche hanno fatto sopra, mi sa, no? Quindi tu qualcosa la sai? Certo. La storia del paese la sappiamo, qualcosa. Beh, qualcosa ce la dici allora. Non esageriamo, mo, io queste cose non le so. Senti, ma a San Chirico come si vive? Male, male, questo posso dirci. Perché? Lasciamo perdere, meglio che non esprimi queste cose. Giovane, a San Chirico si vive male o bene? Male. Perché si vive male? Dimmelo. Non c'è niente. Ti riferisci al lavoro? Sì. Ma quanti, hai detto che hai 27 anni, ma 10 anni fa era lo stesso? No. Era un po' diverso, era meglio? Sì, era meglio. Quindi questo significa che il tempo passa e purtroppo le cose peggiorano. Secondo te da che dipende? Non lo so. È la fidanzata? Sì, sì. Tira fuori sto telefono e vedi che è lei. Ti ha mandato il messaggio, tu adesso gli rispondo, sono impegnato, ti richiamo dopo. Va bene, io credo che il problema sia il lavoro e che quindi lo spopolamento sia anche dovuto a questo e tutta una serie, ma quell'attività è tua? Oh, parliamo di attività, perché io ho fatto il bar, ho fatto il fioraio, ho fatto il coiffeur. Allora,
E questo è un... No, ti devi esprimere. Questo invece è un negozio, è del genere alimentare, se non sbaglio. Genere alimentare e frutta. Ah, quindi c'è anche l'ortofrutta. Come vanno le cose? Ci dobbiamo lamentare. La gente è senza soldi e quindi non può spendere. Ma le tasse le paghi? Certo che le paghiamo, sono assai pure. Ah, quindi tu guadagni o non guadagni, comunque devi... Devi pagare le tasse. In Italia bisogna pagare le tasse. Se le pagavamo un po' tutti, forse le cose andavano meglio. Ma io credo che poi alla fine tutti paghino le tasse, solamente forse sono troppo alte. Oppure se fossero più basse... in forme diverse. E questo... In Italia c'è il discorso furbetti. Questa è una bella cosa. Il fatto dei politici. Aiaiaia, possibile, ma che c'entrano quelli, scusami? C'entrano. Adesso fanno stipendi da 20.000 euro al mese. Allora, quelli devono pur campare, non è che quelli sono come noi. Cambiamo con 800 euro. Con 800 euro. Queste sono le triste realtà, scusatemi, che troviamo nei nostri paesi. Saverio, io ti pregherei di inquadrare, perché ci sono anche bambini in questo paese, questo è il primo che vediamo questa mattina, e... ci sono 7 nascite all'anno, quindi diciamo che qua è... la situazione è quella che è, non nascono neanche i bambini, proprio per forse, sicuramente anche per una questione strettamente economica. Va bene Saverio, io direi che a questo punto, come anteprima sul santuario antico di San Chirico Nuovo, il santuario dedicato alla dea greca, sì, alla dea greca, per adesso ci fermiamo qui. Radio Potenza Centrale, la radio che si vede, vi dà appuntamento a quando andremo a scoprire le meraviglie di questo santuario nascosto qui a San Chirico. Buona giornata.